Cammino, sentieri da percorrere, da raddrizzare, da preparare, non solo. È l'inizio del Vangelo di Marco. Le prime parole, asciutte, essenziali, già chiariscono il percorso. Un titolo, con la pretesa di dire già tutto. A me è capitato e mi piace alle volte di entrare in libreria, a Bologna ce ne sono molte, e di perdermi tra gli scaffali cercando di scoprire dai titoli quale libro iniziare a leggere. I titoli sono pensati per non fermarsi al titolo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Inizio. Si tratta di qualcosa di nuovo, inedito. La Bibbia si apre con l'inizio, in principio la creazione. Una grande buona notizia. Il Vangelo è la buona notizia. Il Vangelo di Marco si apre con una buona notizia. La buona notizia riguarda Dio ed è una notizia nuova. Dio, il Figlio di Dio, il Cristo, è diverso da come da sempre è stato pensato e da come continuiamo a pensarlo. È diverso da come le religioni di tutti i tempi lo hanno raccontato. Non è legge. Dio non è norma da rispettare, non è condanna, non è giustiziere, Dio non è irraggiungibile, non è lontanissimo, non è una morale, non è un principio. Un Dio diverso da come lo pensiamo. Gesù è Dio, Gesù è una persona, è un fratello. Gesù è uno che sta con tutti, è uno che si cura delle nostre paure. Gesù è morto, ma ha vinto la morte. E vale la pena di vivere perché la morte è stata vinta. Gesù, invece di esigere il sacrificio dall'uomo, si sacrifica per lui. Invece di essere potere, è servizio. Invece di obbligo, è amore. È Gesù colui che realizza il disegno di Dio e il Vangelo inizia a raccontarlo. La creazione, il mondo, la morte. Non c'è più la morte, sotto la legge, sotto il peccato. Ormai è sotto il segno della libertà di Gesù che è il Figlio di Dio. Il Vangelo è una persona, Gesù, una persona concreta. Con una persona c'è una relazione di scoperta, di intesa, di interesse, di litigio, di incomprensione. È tutta un'altra cosa che una norma. Ed è la relazione con una persona che ci fa, che mi fa diventare persona. La buona notizia. Dio non sta là. Gesù è Dio, un uomo concreto. Dio ha la tua stessa vita e tu puoi avere la vita di Dio. Un intercalare tipico, come sta scritto, lo si trova spesso nella Sacra Scrittura. Ma in queste prime righe, memoria, qualora ce lo fossimo scordati, di quanto Gesù faccia parte di ciò che è già scritto. Non è una novità. È tutta la mia fatica di non accorgermi che Gesù è Dio. Gesù nella buona notizia di Marco, di Matteo, di Luca e di Giovanni. La notizia, l'arrivo del Signore, raddrizzate i sentieri. Se non c'è questo desiderio, non c'è posto per Dio. Il desiderio di giustizia è la prima cosa per accorgersi del Signore. Se ci vanno bene le cose storte, non c'è bisogno di Dio, di vita nuova, di Vangelo. Chi ha il desiderio di bene può incontrare Dio. L'utopia è togliere il male. Senza desideri l'uomo è morto, senza desideri non si sa dove andare. Non c'è direzione. Il profeta, ancora oggi, un po' esiliati, un po' smarriti, ripete, mi ripete, ti ripete, qualunque sia la situazione in cui ti sei cacciato, per te c'è la libertà, il ritorno a casa. A casa si è liberi. Per incontrare il Signore, devo avere un desiderio grande, un desiderio alto, il desiderio
della giustizia, di un mondo giusto. Marco vuole aiutarci ad avere desideri grandi. I desideri sono la direzione profonda della nostra vita. Il desiderio mette a fuoco che vogliamo qualcosa di diverso. Questi giorni di fatica ce lo ricordano, abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Solo il desiderio di giustizia, di libertà, di amore dell'altro ci danno la possibilità di andare oltre, di riconoscere Dio. Giovanni e il suo battesimo, simbolo di morte e di rinascita. Ognuno di noi sa di dover morire. E il desiderio più grande è che la morte non sia l'ultima parola, il desiderio di ciascuno. Giovanni propone il passaggio a una vita nuova, il battesimo, passaggio di conversione che è cambio di direzione. Per incontrare Dio c'è bisogno di uscire dalle nostre comfort zone. Se rimaniamo al solito posto, nella nostra regione, e non osiamo passi oltre, verso l'altro, non saremo mai in grado di avvicinarci alla buona notizia del Vangelo. Battista è il modello di un uomo che ha saputo rompere con l'ingiustizia, sa vivere della parola, sa camminare verso il Signore. Il Battista è uno che attende, uno che viene dopo di lui, il più forte di lui. Attende qualcosa di nuovo, colui che dona lo Spirito, qualcosa che darà la vita stessa di Dio, che è il desiderio più profondo dell'uomo, vivere la vita stessa di Dio, che è la vita che ha sconfitto la paura più grande, la morte. Giovanni Battista ci dice che l'uomo è attesa di Dio e il desiderio più grande dell'uomo è diventare come Dio, Gesù. Oggi ci viene chiesto di aprire il nostro cuore ai desideri che riteniamo impossibili. Il più grande è diventare come Dio. Uscire da quell'immagine di Dio che ci siamo costruiti perché Gesù è Dio. E lo troviamo nei fratelli, nei poveri. Francesco d'Assisi ha creduto nei suoi desideri. Ha nutrito la sua vita fidandosi dei suoi desideri impossibili ed autentici. Desiderio di giustizia, desiderio di libertà, ma ancora di più il desiderio di qualcosa di infinito, che è il desiderio di Dio. Così ce lo racconta il suo primo biografo, il Celano. La sua aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di seguire fedelmente con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e il fervore del cuore, l'insegnamento del Signore nostro Gesù Cristo e di imitarne le orme.